cosa recali quest'anno? Non lo so, ma tu sicuramente ti meriti un bel vaffanculo. E dai, e dai, e dai! Benvenuti in questo nuovissimo video dal vostro Pippo Calippo! Il burino più cringe del web! Oggi andiamo a scoprire le scritte sui muri più sgrammaticate, divertenti e imbarazzanti di sempre! Sei profonda come la ciotola del cane! Ma questa sì che è una dichiarazione d'amore fatta con poesia! Sei un igliorante! Se concordo, poi ti spiego. Non tocca vedere se sta scritta stava sul pavimento o se il senso è quello che abbiamo pensato tutti. La calma è la virtù dei calmi. Questo sì che ha un detto che non fa una grizza, che gli vuoi dire? Sei bella come l'acquedotto di Marghera all'orizzonte dopo una lunga gita fuori porta. Con due R perché è proprio un orizzonte senza fine, come la tua ignoranza. La vita fa schifo, ma tu un po' di più. Ma oggi sono tutti poeti, eh? Dammi un'altra senza apostrofo occasione. Gli hanno risposto, sto già con un altro. Mi dispiace, è andata, fattene una ragione. Guarda a sinistra. A sinistra! Stra idiota! Ci sono cascato pure io. Di te mi piace il rumore dei tuoi passi mentre vai a f***o. Ma si può essere volgari con gentilezza? Io non so indignata, a me mi rode proprio il c***o. Grazie per avercelo fatto sapere, te sto lontana allora. Non buttare immangonbrante. Cioè, hai invertito la N con la M. Se non ci sei ti aspetto, io no. Scritto con la bomboletta nera così ti è più chiaro. Io non porto rancore, solo odio di qualità. Questo è uno che dosa bene le proprie emozioni. Gatta gli hanno scritto Cicova. Fantastico, era più forte di lui, se non lo scriveva non ero contento. Prima eravamo tutto, ora non siamo niente, grazie. PS, vai a mangiarti un gelato. Ma un gelato ti risolleva l'umore. Non scrivete, il muro è pulito. Meno male, uno civile che ha lasciato un messaggio civile. Luigi, sei un bastardo. Gli hanno risposto, sto studia, ignorante. Mi consola il fatto che un giorno morirai. Ho rubato tutto. Ti hanno risposto pure la H. Ma avete rotto tutti il c***o. Con l'H, bravo. A chi pensa che la tecnologia possa sostituire la carta, provi a pulirsi il c***o con l'iPhone. Ma l'iPhone deve essere carico prima? E poi che modello? La gente non è cattiva, è che non tromba. Giusto? Cinghiale, ti amo. Una dichiarazione d'amore tra due orchi che si chiamano così per dolcezza. Ti amo, stronzo. Oh, ancora non l'hai capito? Chi imbratta i muri rischia di essere spezzato gambe e braccia. Il sindaco ha voluto mettere questo cartello ufficiale. Ci meritiamo un'altra vita, gli hanno scritto prima muori, poi vediamo. Infatti lo scopriremo solo dopo. Ti amo quanto un obeso ama il McDonald's. Ma come si fa a resistere a queste dichiarazioni d'amore? Un giorno ti mancherò, ricordati, va. Ricordatelo sempre. Per suonare, gridare forte. Qui il limite è 5 km orari. Eh sì, a piedi puoi andare più veloce di 5 km orari. Life is now. In inglese macronoco. Mi hai deluso. Cioè, questa addirittura l'H è stato capace di metterlo dopo la A. Ma a questo punto era meglio senza, guarda, fedata. Io e te 3 metri sott'antreno. Simpatico. Il mio angolo di cielo è un triangolo di pelo. Date un Nobel per la letteratura a questo genio. E basta con queste scritte sui muri, sono degradanti. Oh, infatti, anche stasera si scopa domani. Mi spiace, non da battere però, eh. Mi piaci d'amor e poi è morto. È tutto calcolato ma non funziona niente. Cioè, ma la gente usa i muri come se fossero dei post-it. Per oggi è tutto. Vi ricordo che se trovate scritte sui muri divertenti in giro, scrivetemi su Instagram. E seguitemi lì per essere sempre aggiornati su quello che faccio e scoprire in anteprime nuovi contenuti. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel like per sostenervi. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Babulè!